Si è concluso allora questo importante incontro, tanti ragazzi hanno partecipato, i diplomati, e allora una soddisfazione per questa opportunità che viene offerta. Sì, una cerimonia di consegna del diploma che rappresenta per noi un importante momento perché, come abbiamo evidenziato, è la prima dopo la pandemia, poi la prima per i diplomati della sede di Civitavecchia, quindi del corso di logistica. Tutto questo rappresenta per noi un risultato, ma non deve essere visto come un traguardo, ma un punto di partenza, perché è nostra intenzione, intenzione dell'ITS Academy Fondazione Giovanni Caboto, quello di promuovere sempre più opportunità. Quando parliamo di opportunità parliamo dei corsi di alta formazione che, per quanto riguarda noi, operano nel settore dei trasporti marittimi, della mobilità, della logistica, dei servizi ai passeggeri, con numeri importanti, perché quest'anno vorremmo realizzare e stiamo proponendo 7 nuovi corsi, 4 a Gaeta e 3 qui a Civitavecchia. Concentrandoci anche sulla nuova sede di Civitavecchia, parliamo di un doppio corso nel settore logistico, quindi 50 opportunità per 50 giovani, se non anche qualcuno in più, perché se la domanda aumenta, aumentiamo anche il numero dei partecipanti, perché abbiamo la certezza da un'analisi fatta sul territorio, ma non solo, che i diplomati, così come abbiamo dimostrato oggi durante la cerimonia di consegna del diploma, i diplomati trovano lavoro, perché il settore logistico cerca professionalità, persone qualificate, persone che abbiano appunto quelle competenze, quelle capacità corrispondenti alle loro esigenze. Altrettanto parliamo di altri settori come quello dei servizi ai passeggeri, a bordo delle navi. Noi stiamo proponendo questo corso da diversi anni, che ha in questo caso la garanzia del 100% di risultato occupazionale, perché le aziende hanno fortemente bisogno di queste figure professionali, sia nel numero che nella qualità. Certo, se le due cose si sposano, ben venga. E poi vabbè, i corsi tradizionali che realizziamo su Gaeta, che sono i corsi per gli ufficiali di coperta, gli ufficiali di macchine, l'ufficiale del diporto, il service manager per il diporto. Una parentesi particolare va aperta proprio su questo settore, perché il diporto rappresenta una grandissima opportunità, un'opportunità per i giovani del nostro territorio. Io quando dico il nostro territorio parlo anche di Civitavecchia, parlo di Gaeta, comunque di tutta la costa laziale e non solo. Il diporto è una grande opportunità, a volte che trova una risposta dal punto di vista delle professionalità, io uso un termine di carattere occasionale, cioè ci si trova a lavorare nel settore ma non ci si è formati per queste competenze. Invece, iscrivendosi ai nostri corsi, i corsi appunto dedicati al diporto, c'è questa opportunità di seguire un percorso biennale o triennale che li porterà poi al conseguimento del titolo, ma soprattutto ad avere una risposta concreta dal mondo del lavoro. Io ho iniziato questo percorso ormai nel 2020 perché avevo deciso di professionalizzarmi nel campo della logistica delle spedizioni internazionali. Anche avevo all'inizio dei dubbi riguardante la mia età, perché ho iniziato il percorso che avevo 32 anni, però poi sono rimasto contento e ho avuto il piacere, grazie all'Istituto Caboto, di iniziare prima un percorso da tirocinante presso un'agenzia di spedizione terrestre che si occupava del trasporto delle merci sul campo nazionale, e adesso invece sono passato in un'agenzia di trasporto internazionale, quindi grazie alla Caboto e alla mia professionalità ho potuto, diciamo, vedere il mondo della supply chain, diciamo dall'esportazione internazionale della merce fino alla consegna al consumatore finale. Quanto l'amministrazione comunale crede e sostiene queste iniziative, anche se sono naturalmente realizzate all'esterno della stessa amministrazione comunale, ma che vanno comunque sostenute? Sì, vanno sostenute tantissimo, ci crediamo ancor di più dopo quello che abbiamo visto oggi, dei ragazzi che hanno conseguito un diploma, ai quali va il nostro più grande augurio di trovare assolutamente soddisfazione al 100%, molti di loro, anzi quasi il 90%, ha già trovato una collocazione nel mondo del lavoro, quindi è segno evidente che questo strumento funziona molto bene, e soprattutto nella nostra città, che è una città
che ha una vocazione naturale per il mare e per il porto, rappresenta una risorsa importante. Quindi il nostro impegno come amministrazione comunale è quello di promuovere la crescita di questi istituti che garantiscono una formazione di livello, che consentono ai giovani di accedere al mondo del lavoro in maniera assolutamente pulita, serena, tranquilla, mettendo a frutto quelle che sono le risorse della nostra città e anche degli altri porti che sono nel Lazio, Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Quindi da parte nostra un grande impegno in sinergia con la Regione Lazio e con l'autorità di sistema portuale e con tutti gli imprenditori che comunque fanno parte del sistema ITS per sviluppare e promuovere ancora di più anche nuovi corsi a Civitavecchia e dare un'offerta ai nostri giovani sempre più importante. Un'opportunità, è stato detto più volte, anche ci siamo rivolti anche a coloro che sono direttamente interessati, un'opportunità che si offre. Civitavecchia, porto di Roma, è molto importante avviare al lavoro anche formando e istruendo dei giovani che possono trovare anche poi un'occasione di lavoro. Sicuramente sì, e credo che il fatto che siamo riusciti a trovare qui a Civitavecchia una realtà molto recettiva sotto questo profilo, cioè della formazione, è un fattore molto importante, cioè non si può solamente pensare di crescere sotto un profilo industriale, imprenditoriale, senza avere poi il tessuto lavorativo che può essere innanzitutto locale, ma che poi possa venire anche da altre aree, e per fare questo c'è necessità, specialmente in queste attività che sono attività particolari e che necessitano preparazioni specializzate e mirate, poter prescindere dalla formazione. Ed è questa l'opportunità che noi offriamo ai giovani che decidono di voler intraprendere quantomeno questo inizio di carriera di lavoro, però non vendendo dei sogni o una possibilità, ma concretamente con le aziende a fianco, offrendo una concreta possibilità alla fine del percorso accademico di avere un posto di lavoro stabile. È tempo di iscrizioni, le prossime scadenze sono il 29 settembre per i corsi di coperta macchina di porto e sono il 18 ottobre per quelli di logistica. Non perdiamo l'opportunità, mi rivolgo ai giovani, è una grande opportunità quella degli ITS, gli istituti tecnologici superiori. Ci sta investendo tanto il Ministero, ci sta investendo tanto la Regione Lazio, l'Europa, perché il PNRR sta rivolgendo una particolare attenzione agli ITS, quindi 7 nuovi corsi. Calcolando 25 posti per corso, abbiamo un numero importante di disponibilità per tanti giovani che vogliono investire 2 anni o 3 anni del loro tempo per poi costruire una professionalità. Come? Andando ad iscriversi utilizzando i canali informatici, quindi il web, inserendo la propria domanda sul nostro portale fondazionecaboto.it, ma vi invito anche a considerare l'opportunità di venirci a trovare a Gaeta. Ad esempio il 19 settembre abbiamo un open day a Gaeta, ma altrettanto possiamo organizzare qui nella sede di Civitavecchia, dove possiamo accogliere i giovani interessati, dargli tutte le informazioni necessarie che non possono essere esaurite soltanto attraverso la navigazione su internet. Veniteci a trovare, vi diamo le giuste risposte e vi accompagniamo alla scelta. Io sono il professor Andriani del Nautico di Civitavecchia, sono qui nel Nautico di Civitavecchia da 25 anni e faccio un appello ai nostri diplomati di tanti anni fa, il limite d'età lo permette ancora, di iscriversi all'ITS, visto che c'è questa enorme possibilità di lavoro per i diplomati nautico-capitani, per i diplomati nautico-macchinisti e per i diplomati nautico-logistica, che sono i 3 indirizzi che ha il nostro nautico. Quindi quelli che si sono già diplomati possono accedere a questa enorme opportunità ancora, anche qualche anno dopo il diploma. Il corso attualmente mi ha dato e mi sta dando tanto, e io ovviamente adesso sono 2 anni che sono trasferito qua, vengo dalla Calabria, e comunque penso che darà sempre qualcosa di più per noi studenti, una volta che ci abbiamo creduto,
bisogna sempre andarla avanti tutta, sempre dare il massimo. Comandante, allora, il ruolo della Capitaneria all'interno del porto, anche di questo tipo di servizio che si offre poi alla cittadinanza attraverso il rilascio di attestati, di diplomi, e per poter essere poi impegnati all'interno di una logica significativa nel mondo del lavoro. Assolutamente, il ruolo della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, sede di direzione marittima del Lazio, è strategico per quanto riguarda la logistica dei trasporti, considerato che naturalmente Civitavecchia ha un ruolo primario soprattutto e non solo per quanto riguarda la movimentazione dei croceristi, dei passeggeri, ma anche tante altre realtà mercantili e commerciali, dove la sinergia che si intraprende anche con l'istituto Caboto ha un ruolo fondamentale per la formazione di questi ragazzi che poi vanno ad affacciarsi su quelle che sono le realtà quotidiane e le complesse dinamiche che sono tipiche dello shipping e del cluster marittimo intero. Un'apertura importante al mondo del lavoro che naturalmente l'offre questi corsi naturalmente di approfondimento e di formazione. Questi corsi di approfondimento e formazione sono naturalmente l'elemento fondamentale, essenziale per far sì che questi ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro possano avere quegli elementi che gli consentono di poter entrare in contatto con tutti gli aspetti dinamici e, come si suol dire, operativi commerciali della realtà portuale. Vi consiglierei di impegnarsi al massimo delle proprie possibilità per poi che sicuramente sicuramente l'impegno porterà a una professionalità spiccata e potranno dire la loro nel campo lavorativo. Io ero liceo scientifico, quindi avevo la maturità scientifica e sicuramente, parlo del mio campo, il mio campo della Caboto, che è la logistica, sicuramente è un campo dove ha un'infinità di possibilità ed è in via di sviluppo, ormai sono anni che è in continua crescita, quindi è un campo che può dare sicuramente sia stimoli lavorativi che opportunità lavorative.